abbiamo riunito tutti i consorziati presenti al Palazzo dello Sport, ai quali è stato comunicato in anteprima quella che era la mia decisione, che è quella di lasciare la carica di presidente del consorzio alla fine di questa stagione sportiva. Questo perché gli impegni di lavoro sono tantissimi, devo anche aggiungere per fortuna, purtroppo a malincuore, con un rammarico grosso, pesante, devo dire la verità, è stata una decisione combattuta moltissimo, e però sono costretto per far andare bene la mia azienda e credo per far andare bene il consorzio, sono costretto a dover dare le dimissioni, perché presidente del consorzio, come l'ho fatto fino ad oggi, come lo abbiamo fatto fino ad oggi, io Ario, dal primo giorno, implica una presenza costante. Io ho sempre venduto questo: entrate nel consorzio e vedrete che avrete dei vantaggi, vedrete che vi saremo vicini, vedrete che entrerete a far parte di una bella famiglia e vi aiuteremo nel limite del possibile anche a creare un aumento di relazioni e questo anche di lavoro. Questo credo che io e Ario l'abbiamo fatto discretamente bene in tutto questo periodo, in questi anni. Io assolutamente rimango nel consorzio, assolutamente rimango fino alla fine della stagione, proprio per dare il tempo alla società, a tutti noi, di trovare un'alternativa a me, come giusto che sia, e io sarò al suo fianco, se lo vorrà, per accompagnarlo in questo percorso. È fuori di dubbio che è molto più quello che ho avuto che quello che ho dato. Non c'è ombra di dubbio. E quindi è a malincuore lascio questo ruolo, sia chiaro. Però è così, sicuramente arriverà qualcuno molto più bravo di me, con più energia, sicuramente farà meglio di me, e l'augurio che faccio e farò di tutto per sostenerlo.